Ciao a tutti! Viste le molte richieste, oggi voglio fare un video dove vi spiego l'utilizzo e le differenze delle varie tipologie di ferri. Partiamo subito con i ferri tradizionali. Quelli dritti, solitamente sono lunghi 40 cm, hanno il fermo alla fine del ferro e con questi ferri solitamente si lavorano capi flat, cioè a telo, quindi in ferri di andata e ritorno. Quindi noi lavoriamo una volta sul dritto del lavoro e una volta sul rovescio del lavoro. Chiaramente, essendo i ferri, penso, più utilizzati dalle nostre nonne, le nostre mamme, in Italia, penso che già li conoscete e non mi soffermo più di tanto nella descrizione. Chiaramente, in questo video non vi spiego le tecniche di utilizzo dei ferri, cioè se si lavorano con la mano destra, la mano sinistra, il filo intorno al collo, il filo fra le dita, ecco, come utilizzarli lo vedremo magari in altri video se vi può interessare, ma vi spiego solo proprio lo strumento. Ecco, con questi si possono anche utilizzare chiaramente per fare dei capi tridimensionali, come ci insegna ad esempio Elisabeth Zinnerman, che con una serie di aumenti e diminuzioni crea appunto il Baby Surprise Jacket, ad esempio, comunque crea delle giacche e dei maglioni. Però chiaramente per farlo poi bisognerà sempre andare a fare delle cuciture. La seconda tipologia sono i ferri a doppia punta, dove appunto il ferro è dritto, così come quello tradizionale, ma ha proprio la doppia punta. Questi ferri vengono solitamente venduti in kit da 5 ferri, che si chiama gioco di ferri, e servono sia per lavorare in circolare, appunto creando il gioco di ferri che può essere o a 3, e con il quarto si lavora, oppure a 4, scusate che mi eccoli qua, e con il quinto si lavora. Ma si possono anche utilizzare come i ferri tradizionali per lavorare in flat a telo con ferri di andata e ritorno. Esistono di varie lunghezze, questi ad esempio sono da 15 cm, ma esistono anche più piccoli da 10 o più grandi da 20. E con questi ferri appunto si può lavorare flat come con gli altri, ma soprattutto in circolare, quindi creare cappelli, maglioni, scaldacolli, tutti quelli progetti dove lavorando in circolare non dobbiamo fare cuciture. I ferri a doppia punta, tra l'altro, sono gli unici ferri che ci permettono di fare alcuni tipi di lavorazioni particolari. Ad esempio, il brioche stitch classico, sempre a telo, a due colori, viene lavorato con i ferri a doppia punta perché il filato viene spostato da una punta all'altra. Però, ecco, questo, se vi interessa, è un video che trovate nel canale, magari ve lo metto anche qui sotto nel box informazioni. La terza tipologia di ferri sono i ferri circolari, che possiamo trovare o fissi, quindi formati dal ferro e da un cavo che è attaccato, vedete, non si può togliere dal ferro, oppure intercambiabili. Adesso vi faccio vedere quelli fissi. Possono essere con il puntale con ricurvo, con questa curva che diciamo così agevola la lavorazione, oppure con il puntale dritto normale. Lì dipende da vari fattori, dalla lunghezza del ferro, dalla lunghezza anche del cavo e soprattutto da come uno si trova comodo. Possono avere varie misure anche chiaramente di cavo, quindi da 100 centimetri, forse anche qualcosa in più, fino ad arrivare a veramente circonferenze molto piccole, quindi una lunghezza di ferri da 25 centimetri o 23 centimetri, insomma, veramente molto piccole come questo. Bene, con questi ferri si lavora sia flat, chiaramente in ferri di andata e ritorno, che in circolare. Si possono, se il ferro è abbastanza lungo, si possono lavorare delle ampie circonferenze, oppure con la lavorazione, Magic Loop, oppure quella delle orecchie, la tecnica delle orecchie, si possono anche lavorare delle piccole circonferenze. Bisogna fare attenzione a questa tipologia di ferri perché devono avere il cavo abbastanza morbido. Ci sono dei ferri che non hanno il cavo morbido,
e quindi la lavorazione diventa veramente molto difficile. Io nella fattispecie non mi trovo neanche benissimo con questi che hanno questa curvatura, che appunto sì, dovrebbe agevolare il lavoro, ma io sinceramente li preferisco fissi, scusate, dritti. Però ecco, questo è un mio pensiero, io mi trovo bene così, non è detto che voi non vi attivate bene con la curvatura. Quindi ci sono appunto lunghi oppure corti. Più diventa corto il ferro, più anche il puntale, vedete, si accorcia. Quindi con i ferri, per esempio, questi sono da 40 centimetri, anche qui lavoro flat, lavoro in circolare, lavoro anche la lavorazione come se fossero a doppia punta e soprattutto sono comodi quando in realtà noi dobbiamo lavorare delle piccole circonferenze, perché anche se è vero che col ferro lungo si possono lavorare le piccole circonferenze con degli escamotage tipo Magic Loop o d'orecchie, chiaramente ogni strumento è fatto apposta per una lavorazione, quindi lavorare col ferro di misura corretta sarà sicuramente più semplice, più facile e soprattutto più veloce. Addirittura ci sono i micro circolari, che sono questi, appunto come vi dicevo prima, questi sono lunghi 25 centimetri, la stessa cosa, si può lavorare flat, si può lavorare in circolare, si può lavorare a doppia punta, ma soprattutto sono comodi, ma veramente molto comodi quando si vanno a lavorare le maniche. Le maniche, ad esempio, dei maglioni, delle giacche, perché? Perché sono talmente piccoli che appunto si può arrivare. Aspettate, ve lo faccio vedere, a lavorare addirittura anche fino al polsino del maglione senza dover far fatica a spostare tutte le volte il ferro o utilizzare altre tecniche. La quarta tipologia è una tipologia molto simile, se non praticamente identica, diciamo per uso e caratteristiche, dei ferri circolari fissi e sono i ferri circolari componibili, quindi noi andremo ad avere delle punte che si possono attaccare a vari tipi, a varie lunghezze di cavi. Queste nella fattispecie sono della Knit Pro. Io mi trovo benissimo con questa marca e quasi tutti i miei ferri, se non tutti, sono proprio della Knit Pro. Però ci sono anche altre marche che fanno questi ferri con magari, ecco, attacchi diversi. Io appunto trovandomi bene con questi, adesso vi spiego, come sono fatti questi. Quindi dicevamo ci sono delle punte che si attaccano ai cavi. I cavi vengono venduti anche con i tappi e la chiavetta, perché la chiavetta serve per fissare bene la punta al cavo. Il tappo serve da mettere nel cavo quando noi stiamo facendo una lavorazione, abbiamo bisogno di mettere le maglie o in attesa oppure di provarci appunto, il progetto che stiamo realizzando. Queste punte sono quelle normali, quindi di lunghezza normale, e poi esistono anche le punte corte, vedete, sono più piccine. Sono tutti intercambiabili tra di loro, però sulle punte lunghe si possono montare i cavi da 120, 180, 60 e penso anche 50 centimetri per riuscire a lavorare in circolare o flat, comunque per riuscire a lavorare. Invece sulle punte corte si possono montare tutti i cavi delle punte lunghe più i cavi da 40 cm che sono questi qui piccolini. Se un cavo non è abbastanza lungo, quindi noi dobbiamo fare una grandissima circonferenza, ci sono dei connettori, guardate che ve li prendo, eccoli qui, che cosa fanno? Appunto, connettono più cavi. Quindi noi questo cavo possiamo attaccarlo con il connettore a quest'altro, avere un cavo molto più lungo. Secondo me questi ferri sono i più comodi perché rispetto, diciamo, ecco, a quelli fissi, sono i più comodi perché appunto abbiamo varie possibilità e appunto li adattiamo al nostro lavoro, quindi a quello che noi dobbiamo realizzare. L'ultima tipologia di ferri sono questi, che sono una via di mezzo fra
i ferri a doppia punta fissi e quelli circolari. Non tutte le case, le marche li fanno, questi sono della AD, della marca AD. Io li ho già recensiti, se mai vi lascio appunto la recensione nel box informazioni. E appunto sono una via di mezzo fra quelli circolari e quelli fissi. Quindi hanno delle caratteristiche particolari, perché comunque si può lavorare tutto ciò che si può lavorare appunto con i ferri a doppia punta, però forse sono più comodi, ecco, da tenere in mano per alcune lavorazioni. Esistono anche dei ferri che io non ho, ma proprio perché vi sto illustrando tutte le tipologie di ferri ve li menziono, che sono fatti così, quindi curvi così, ma fissi, quindi non hanno in mezzo il cavo morbido, sono così e rimangono così. Sono venduti anche loro in tre punte, però io li trovo talmente scomodi che dopo averli provati non li ho più tenuti e quindi non ve li posso mostrare. Però anche qui, questa è una mia opinione, io mi trovo scomoda, non è detto che qualcuno di voi invece si possa trovare benissimo. Bene, questi sono tutti i ferri, tutte le tipologie di ferri che io conosco. Se ce ne sono degli altri che io non ho mai visto e quindi non vi ho menzionato in questo video, mi raccomando, scrivetemelo nel box informazioni, perché sono sempre alla ricerca di novità, cose strane, cose che non conosco. Una cosa che vi volevo dire, per cui mi volevo soffermare, è che io vi ho fatto vedere tutti i ferri in metallo, perché io, per il mio tipo di mano, la mano molto stretta, mi trovo bene a lavorare con il metallo. Anche qui ci sono, vedete, varie tipologie di metallo, però diciamo così che tutti quelli in metallo sono ferri molto lisci, dove il lavoro scorre molto velocemente. Invece i ferri, ad esempio, in legno, in bambù, in plastica, hanno molto più grip, sono meno scivolosi e quindi le maglie scorrono meno velocemente. Proprio per questo chi ha la mano magari più morbida, oppure chi non piace lavorare col metallo e ha paura che magari gli sfuggano le maglie, insomma, sta a noi, alla nostra mano e con quali ferri noi ci troviamo meglio, ma esistono appunto anche altri materiali. Quindi appunto la plastica, che forse è quello che ha più grip di tutti, poi c'è il legno, le varie tipologie di plastica, le varie tipologie di legno, ecco, e poi le varie tipologie di metallo. Stessa cosa possiamo trovare varie tipologie, come vi avevo già detto, di cavi, quindi non solo per quelli intercambiabili ma anche per quelli fissi. Mi raccomando, state attente che non siano dei cavi rigidi, che siano dei cavi molto morbidi, dove è possibile fare questo lavoro, cioè piegarli senza che si rompano o che rimangano come dire segnati. Perché con un cavo rigido, come vi dicevo, non è possibile veramente lavorare, si fa veramente tanta fatica, e quindi ecco, prestate attenzione alla qualità dei materiali. Poi va bene, dipende con cosa vi trovate meglio fra le varie tipologie di ferri, però la qualità, mi raccomando, deve essere buona, perché moltissimi di voi mi dicono: io sono all'inizio e ho preso i classici grigioni di plastica, magari per la lavorazione in circolare. Ecco, non riesco a lavorare in circolare, non mi piace lavorare in circolare. Guardate, cioè ci sono passata anch'io, anche perché una volta non c'erano questi ferri, c'erano solo i grigioni. Con i grigioni era difficilissimo, cioè si faceva veramente fatica, era un supplizio, allora era meglio lavorare con il gioco di ferri. Visto che siamo andati avanti nella tecnologia, nei vari tipi di materiali, nelle varie anche forme di ferri, mi raccomando, appunto, scegliete ferri di buona qualità, perché con gli altri non riuscite a lavorare, e non dipende dal tipo di lavorazione, dipende proprio dall'attrezzo che noi abbiamo in mano. Con questo è tutto, io vi saluto, se questo video mi è piaciuto mettetemi un mi piace e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!